I 10 animali che uccidono più persone. L'essere umano non ha predatori in natura, è vero, ma questo non significa che niente ci uccida. Oltre alla vecchiaia, ci sono anche animali che potrebbero interferire con la nostra vita. E non in modo pacifico. Probabilmente state già immaginando quelle bestie selvagge che avete visto nei documentari in TV. Ma la cosa sorprendente è che alcuni dei più pericolosi sono così piccoli che non lo direste mai. Avete già paura? Perché partiamo subito con il numero 10. Cominciamo con gli elefanti. Questi mammiferi giganti uccidono circa 500 persone all'anno. Ma di fatto sono pericolosi solo se il loro territorio viene invaso o se vi avvicinate troppo, perché possono schiacciare tutti come fossero formiche. Tuttavia, a causa del bracconaggio, sono più in pericolo di quanto non lo siamo noi. Che strage! Numero 9. Fauci terrificanti, file di denti aguzzi ed eccellenti nuotatori. I coccodrilli sono predatori lunghi fino a 6 metri per centinaia di chili di peso. I più aggressivi popolano le acque salate e tolgono la vita a circa 1000 persone ogni anno. Ci sono paradisi come alcune spiagge australiane dove è assolutamente proibito mettere anche solo l'alluce in acqua. Non si può mai sapere dove uno di questi parenti terrificanti dei dinosauri potrebbe comparire. Numero 8. Il numero 8 è particolarmente spaventoso perché non è fuori, ma dentro il corpo umano. Entra nel corpo quando ingeriamo le sue uova. Forse vi state chiedendo: com'è possibile mangiare le uova senza accorgersene? Beh, cattive notizie. Sono uova così piccole che non le vediamo. L'ottavo animale che uccide più esseri umani è la tenia, nota anche come verme solitario. Questo parassita vive nell'intestino, nutrendosi di ciò che mangiamo, attaccandosi con i suoi denti a noi. Se non curato quanto prima da un medico, può portare alla morte. O almeno questo è quello che succede a 2000 persone all'anno. Orribile! Numero 7. Lo sappiamo già grazie a Indiana Jones. Gli scorpioni sono molto pericolosi. Esistono circa 140 specie nel mondo, anche se non tutte sono davvero una minaccia. Ma quelle che lo sono mietono almeno 5000 vittime all'anno, soprattutto in Medio Oriente e in Africa. Gli scorpioni attaccano trafiggendo con il pungiglione che hanno sulla coda. Questa puntura può essere estremamente dolorosa. Il nostro consiglio? Scopri se quelli nel tuo paese sono letali o meno. Numero 6. Alcuni pericoli non camminano, ma volano. Questo vale per la terrificante mosca tsetse. Questo insetto africano, quando è infetto, trasmette il parassita della malattia del sonno. Nel giro di qualche mese, la malattia si impadronisce del corpo e provoca strani sintomi di insonnia e sonnolenza, finché non giunge la tragica fine, come in un film dell'orrore. A causa della malattia del sonno, trasmessa dalla mosca, 10000 persone passano a miglior vita. Numero 5. La formica assassina è al quinto posto nella classifica. Ha nomi diversi a seconda del paese. È un insetto che vive nelle zone tropicali dell'America Latina. Trasmette una parassitosi chiamata malattia di Chagas. Anno dopo anno, questa malattia miete da 10000 a 12000 vittime. I primi sintomi compaiono sin da subito, ma le vere conseguenze si manifestano anni dopo. È una condanna lenta e dolorosa. Numero 4. A volte i nemici sono più vicini di quanto immaginiamo. Il quarto animale è proprio uno che consideriamo il nostro migliore amico. Stiamo parlando proprio di lui, il cane. I cani randagi possono trasmettere il virus letale della rabbia con un solo morso. Se la vittima non si vaccina in tempo, è molto probabile che la malattia ponga fine alla sua vita in meno di un anno. L'ideale è vaccinare gli animali domestici prima che sia troppo tardi. 25000 tragedie all'anno per questo motivo. E ricordate che la rabbia viene trasmessa anche da pipistrelli e ratti. Numero 3. Questo animale è famoso in tutto il mondo ed è temuto da molte persone. E possiamo confermare che non è semplice fobia, perché i serpenti meritano la cattiva reputazione. Circa 50000 persone soccombono ogni anno per avvelenamento causato dai loro morsi.
Però non tutti i serpenti sono velenosi. Infatti solo il 10% dei serpenti del mondo sono potenzialmente pericolosi per l'essere umano e non si trovano in tutti i continenti. Almeno questo è un sollievo. Numero 2. Siamo già arrivati in cima a questa classifica terrificante. Ebbene, è normale trovare questo animale nelle nostre case senza essere disturbati dalla sua presenza. Stiamo parlando della zanzara. Si stima che annualmente il numero di vittime per puntura di zanzara ammonta a 725.000 persone. E probabilmente sapete perché. In molti paesi sono portatrici di malattie letali, come la dengue, il virus Zika e la malaria. Se vivete in una regione con molte zanzare, montate zanzariere alle finestre e non lasciate ristagni d'acqua per molto tempo, perché ci potrebbero deporre le uova. E ora, il numero uno della classifica. Quale animale pensate sia il più pericoloso per l'essere umano? Numero 1. L'animale che prende il primo posto indiscusso della classifica non uccide per nutrirsi o per sopravvivere, ma per pura malvagità, piacere o vendetta. È terribile. Per colpa sua muore più di 500.000 di persone all'anno. Avete indovinato? Il pericolo più grande per il mondo è di gran lunga l'essere umano stesso. Che si tratti di guerra, crimine organizzato, femminicidio, regolamento di conti e via dicendo, uomini e donne muoiono per mano di un altro essere umano. Questa è la triste realtà. Gli animali uccidono per mangiare e sopravvivere, mentre l'uomo non ne ha bisogno. Che fine avvilente, vero? Se pensate che qualcosa debba cambiare, condividete questo video con tutti quelli che conoscete. Non dimenticate di iscrivervi e di lasciarci un mi piace. Alla prossima!